Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi non ci siamo visti in pausa pranzo, qualcuno avrà pensato, ma dove è finito? Dove è scappato? Da nessuna parte. Semplicemente alle 14 parlava Massimiliano Allegri a fare un contenuto tanto per fare, dato che alla fine le informazioni più cicciose le abbiamo avute all'interno della conferenza, non aveva senso e quindi ho semplicemente aspettato. Chiedo scusa se ho saltato l'appuntamento con la vostra pausa pranzo, ci vediamo in questo contenuto. Analizziamo quella che è stata una conferenza stampa combattuta, perché io ho visto un Allegri che era veramente combattuto perché aveva delle cose da dire, non le voleva dire e non le poteva dire. Devo dirvi la verità, nella gestione degli argomenti legati a Pogba e a Bonucci, Allegri mi è piaciuto perché la Juventus in questo momento aveva assoluta necessità di ritrovare un pochettino di calma, di tranquillità, e in questo è stato molto bravo Allegri perché è andato ad appiattire completamente tutte queste discussioni. Purtroppo non solo queste discussioni sono state appiattite, si è appiattita anche il concetto di Juventus-Lazio e, come al solito, ancora una volta, il concetto di obiettivi della Juventus. Io ormai ho già espresso diverse volte la mia opinione, mi riprometto anche di non andare a parlarne, poi c'è l'allenatore che deve tirare fuori ogni volta che apre bocca il discorso che la Juve deve arrivare nelle prime quattro. Non ci posso fare niente, devo tornarci sopra. Io eviterei di parlarne molto volentieri. E qua c'è stata veramente una frase emblematica che sarà la risposta un po' anche a tanti commenti che mi ritrovo di gente che mi scrive: però non capisci l'italiano, Allegri non dice questo. Adesso abbiamo tirato giù la frase per filo e per segno. Io credo che in italiano abbia il significato che ho in mente io. Poi magari ancora una volta mi sbaglio, nessuno è perfetto, io sono il primo ad essere imperfetto. La squadra si è allenata bene, i rimasti hanno fatto una buona settimana di lavoro e gli altri sono tornati in buone condizioni. Qualcuno deve ancora smaltire il fuso orario, ma c'è voglia di far bene alla partita di ripresa e sono partite sempre complicate. Non ho mai sentito dire che una partita è facile, quella di domani non lo è, però mi fa ridere sempre questa cosa qua perché ogni partita è complicata, anche questa stagione è complicata, è tutto complicato, sempre tutto complicato. Mi fa ridere perché ormai è un disco rotto. La Lazio ha fatto una bella vittoria a Napoli. Dispiace, è difficile fare la formazione. Ci sono giocatori che meriterebbero di giocare e devono star fuori ed è un dispiacere per come si allenano. È sia un bene che sia un male, però si mettono a disposizione della squadra. Sulla vicenda Bonucci non c'è più niente da dire. Abbiamo già detto tanto. Ripeto quello che si è detto e gli faccio ancora una volta un in bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal campo. Diplomatico a livelli allucinanti. Credo che sia anche giusto, perché se Bonucci ha fatto causa alla Juventus non sono argomenti da conferenza stampa, saranno argomenti da aule di tribunali. Mi fa molto ridere parlare di questa roba e dire questa roba qui, però è così e quindi niente, Bonucci, ci vediamo dove dobbiamo vederci, tra virgolette. Ecco, questa è un po' la risposta tra le righe di Massimiliano Allegri. Non ho voglia di commentare, tanto ci sarà un luogo più adeguato, c'è un tempo e un luogo per ogni cosa, come diceva il professor Rock. Sull'extracampo siamo abbastanza ferrati e quindi siamo sereni. Su Pogba invece sono dispiaciuto della situazione. Non posso aggiungere e non ho altro da aggiungere, visto che c'è un procedimento in corso con persone coinvolte ed è giusto aspettare la fine del procedimento. Anche qua molto diplomatico, ma io credo che dopo una settimana del genere, ovvero all'ambiente io servisse questa roba qui, tagliamola subito. E tutte le volte che provo a tirare fuori l'argomento ancora Allegri voleva tagliarla. Io credo che sia giusto, anche perché è una conferenza stampa di presentazione di Juventus Lazio, non è una conferenza stampa di parlare di Bonucci e di Pogba. È ovvio, le domande sarebbero saltate fuori, è ovvio, qualche giornalista le doveva fare, è ovvio, Allegri doveva dare una risposta. Dopo queste due risposte molto diplomatiche, io avrei lasciato stare l'argomento, invece si vede che le testate giornalistiche avevano già concordato con i giornalisti altre domande, ancora più nel dettaglio. Allegri invece ha mantenuto sempre quella linea, secondo me ha fatto bene, non c'è altro da aggiungere, cioè uno se ne parlerà in tribunale, l'altro c'è un procedimento, ragazzi, non è uno scherzo, cioè non è una roba di campo, non è una roba simpatica, non è una roba divertente, è una roba che andrà affrontata nelle aule più adeguate. Ovviamente ci saranno dei campi da gioco differenti per queste due partite. E poi Allegri dice, infatti un po' si rompe, dice: vabbè, le soap opera sono su un canale 5, poi non lo so bene perché non sono molto appassionato. A Leonardo, ripeto, faccio un grosso in bocca al lupo. Alla fine è andato in Champions, per lui sarà una stagione molto importante, non ho nient'altro da aggiungere. E fa bene, secondo me, a tagliarla corta, anzi, usa anche un pochettino la carota, non il bastone, ma sì, alla fine lui è andato in Champions, quindi sarà contento, è stimolante, bla bla bla. In questo momento dire cosa cambia
Per Pogba è difficile, ha subito una sospensione, la sentenza potrò dire cosa cambierà. Domani non ci sarà con la Lazio, non ci sarà nemmeno con il Sassuolo, poi vedremo. Rimaniamo concentrati sui giocatori che abbiamo, ne abbiamo tanti e sono in buona condizione. Domani è molto importante, è uno scontro diretto da affrontare nel migliore dei modi. E anche qui, ribadisco, due risposte su Pogba, due risposte su Bonucci, calma piatta, quello che serve. Non andate ancora a fargli la domanda su sta roba, santo signore. Non dobbiamo fare l'errore di trovare un giocatore con le caratteristiche di Pogba, vanno sfruttate quelle dei calciatori. Ecco, e questa è la prima parte di risposta a una domanda che poi si articola nel modo che non mi piace. Voglio leggervela proprio testualmente, perché tantissime persone mi dicono: Allegri non ha detto che vuole arrivare quarto, ha detto che vuole arrivare nelle prime quattro e quindi può essere anche lo scudetto. Certo che può essere anche lo scudetto, però Allegri dello scudetto, quando è stata fatta la domanda, l'ha detto chiaro e tondo: c'è una squadra che è favorita al Napoli, che è quella che ha vinto, poi ci sono l'Inter e il Milan, poi arrivare al quarto posto ci sono le altre. Quindi certo, puoi anche vincerlo, però nella sua valutazione la Juventus non è tra queste. E se, testuali parole, dice la Lazio è una diretta concorrente per arrivare nelle prime quattro, che è il nostro obiettivo finale della stagione, quindi l'obiettivo finale della stagione è arrivare nelle prime quattro. Certo, può essere anche scudetto, ma non viene mai preso in considerazione. E ribadisco, io non è che voglio Allegri che arriva lì e mi dice: oh, dobbiamo vincere lo scudetto. Non credo che sia l'obiettivo della Juventus. Però continuare a ribadire questo concetto, le prime quattro, le prime quattro, le prime quattro, le prime quattro, cioè mi sembra di essere una squadra, che ne so, come l'Atalanta, ma neanche, perché comunque l'Atalanta non è mai stata obbligata ad arrivare nelle prime quattro, ci arrivava perché andava oltre i suoi limiti. Però, non so, una Lazio stessa, con tutto il rispetto per la Lazio che domani andiamo a affrontare, una squadra sicuramente forte che ci darà il filo da torcere, magari ci farà anche vedere i sorci verdi. La Roma stessa, però, sono quelle squadre, o il Napoli che ha fatto tanti anni con l'obiettivo di entrare in Champions, ma noi siamo la Juventus, ragazzi. E non si parte con l'obiettivo finale della stagione, testuali parole, il nostro obiettivo finale della stagione è arrivare nelle prime quattro. Perché dopo qualcuno potrà dire: sì, ma le prime quattro... Allegri dice: ripeto, l'obiettivo principale è tornare a giocare la Champions l'anno prossimo. Cioè questo è l'obiettivo principale della Juventus, l'obiettivo finale è arrivare nelle prime quattro, l'obiettivo principale è tornare a giocare la Champions l'anno prossimo. Che significa che arrivando quarti, la stagione è comunque tutto sommato una buona stagione. Però dipende anche come ci si arriva, ai quarti. Perché io temo che sedendoci sugli allori, anche con l'obiettivo di arrivare nei primi quattro, si possa complicare. Poi sarò negativo io, qualcuno mi dice che bisogna avere fiducia, bisogna essere... Ma io la fiducia la do in base a quello che vedo. Cioè, se provo sempre a raggiungere il risultato senza sforzarmi, e se non vedo, io la fiducia come faccio a darla? Non è che la fiducia si dà così, la fiducia è una roba che si guadagna, attenzione, intendiamoci. Per arrivare in Champions bisogna arrivare nei primi quattro e fare un tot di punti in un campionato lungo, bisogna avere la forza di giocare partita dopo partita, il nostro obiettivo sarà l'ultima di campionato dove dovremo essere nelle prime quattro. Io ribadisco, io non sono qui a chiedere lo scudetto, però sentirmi dire: sapete che cosa? Noi siamo la Juventus, e anche se abbiamo una squadra che rispetto all'anno scorso ha meno nomi e meno esperienza, non ci poniamo limiti, poi vediamo dove arriviamo a fine stagione. È sicuramente un metodo comunicativo differente, perché è inutile girarci intorno, è inutile prenderci in giro, adesso proprio inutile prenderci in giro. Se Allegri continua a ribadire questa cosa delle prime quattro, è perché sta cercando di salvaguardare il suo lavoro, perché se alla fine dell'anno arriva nelle prime quattro, perfetto, allora abbiamo fatto il nostro. Invece se dice non ci poniamo limiti, è tutto aperto, può esserci qualsiasi cosa. E allora dopo diventano delle valutazioni differenti da fare alla fine dell'anno. Se non è maniavantismo questo, io ragazzi non ho idea di cosa possa essere. Però tanto ormai la comunicazione di quest'anno è questa qui. A me pare folle che questa roba sia diventata normale nella tifoseria della Juventus. A me pare folle anche che se un tifoso della Juventus sottolinea che alla Juventus non si può ragionare e parlare e continuare a dire prime quattro, si dice no, in realtà è normale. Vabbè, allora io, ragazzi, si vede che ho sempre tifato una squadra che aveva una concezione differente, magari mi sono immaginato una concezione di squadra tutta mia, dove vincere non è importante, l'unica cosa che conta, e non sono nemmeno qui a dirvi che dobbiamo vincere a tutti i costi, però nemmeno farci passare per una squadra provinciale, perché sia la Juventus, però ribadisco, magari io ho sempre sopravvalutato quello che poteva essere una volontà di tifare la Juventus, e il fatto che questa roba sia diventata normale nella Juve a me fa venire i capelli dritti.
Però vabbè, sono robe mie. Io ribadisco, io non ci voglio tornare sopra queste discussioni, perché poi divento antipatico, divento ripetitivo, però se ogni volta le tiriamo fuori non posso fare altro che ribadirle anch'io, eh. Cioè divento un ping pong infinito. Pogba è tornato da uomo di 30 anni, che ha subito un infortunio e poi le cose non sono andate bene. Purtroppo al momento le cose non sono andate benissimo. Dispiace, io posso dare la valutazione al giocatore Pogba, che è diverso da tutti gli altri, con tutto il rispetto per gli altri. Io qua sono d'accordo, poi è ovvio che dire certe cose non è mai bellissimo, soprattutto nei confronti degli altri, però che Pogba tecnicamente sia un calciatore rispetto a quegli altri, io penso che sia abbastanza palese a tutti. Peccato che Pogba non è più un calciatore, non è più un atleta. Sono due dati di fatto differenti. Per Pogba mi dispiace molto per la situazione che si è venuta a creare. Per Leonardo abbiamo parlato tantissimo. È più importante pensare alla partita di domani. Guardare avanti, indietro non si può andare. La vita continua e si pensa al domani. Ecco, questo io credo che sia la risposta migliore. Cioè, piuttosto che stare qua a parlare di Bonucci, la cosa importante è parlare della partita di domani. Apro e chiudo parentesi. Non se n'è parlato. Perché della partita di domani non se n'è parlato. Perché si è parlato soltanto dei giocatori recuperati, si è parlato di qualche dubbio di formazione, si è detto che la partita di domani è difficile. Quindi è più importante parlare della partita di domani? Sì, ma non l'abbiamo fatto. Io apprezzo tantissimo che Allegri sappia tenere calma la situazione in un momento di fuoco, però poi Allegri è il primo incoerente, eh? Parliamoci chiaro. Lui oggi ha detto: i miei amici mi chiamano Pinocchio. Non so perché, ma questa cosa non mi sorprende. Abbiamo sempre detto che Allegri in queste cose è molto costruito e molto falso. Quando parla ai microfoni, quando dice le cose, perché non dice mai le cose che rispondono alle domande, dice le cose che vuole dire lui. Dice le cose che vuole dire lui. Per qualcuno è mancanza di rispetto, per qualcuno è un modo di comunicare. Per me è un insieme delle due cose. Però c'è stato anche un momento, dopo ve lo dirò, dico: cavolo, ma se io sono un giornalista, vengo lì, ti faccio una domanda, te non puoi darmi la risposta che ti pare a te. Dopo ci arriviamo. Chiesa domani dall'inizio, ci sono molte possibilità. È tornato, si è allenato da solo, poi si è allenato con la squadra. Locatelli ha fatto una bella partita in nazionale, sono contento e ne aveva bisogno. McKennie può giocare sia a mezzala sia esterno. Domani è probabile che parta dall'inizio. Ho valutazioni su di lui e Danilo, sono indeciso su questi due. McKennie sta diventando un giocatore affidabile. Sono contento di come si è ripresentato e di come sta lavorando. Determinante che mantenga mentalmente per tutto l'anno. Allora, immagino Locatelli, Rabiot e McKennie con Cambiaso a destra e Kostic a sinistra. Mi aspetto qualcosa di simile, perché se dice che McKennie può giocare anche in mezzo, mi viene a pensare che McKennie possa giocare in mezzo effettivamente. Non lo so, questa è un po' la mia sensazione, vediamo. Oppure Weah a destra, però anche Weah con McKennie è andato in nazionale, non lo so, vediamo. E Allegri infatti dice: i miei amici mi chiamano Pinocchio, quindi farmi chiamare bugiardo, beh, quello è il meno. Per la formazione, Cambiaso può giocare anche a destra, ed ecco perché secondo me Cambiaso potrebbe giocare a destra. E poi dice: i problemi di formazione non sono per domani, ma è per come si allena il gruppo. Ho quattro attaccanti, in realtà cinque, povero Yildiz. Lasciare fuori Milik e Ken è difficile, così come lasciare fuori i Rugani dietro. C'è buona armonia, ma per farla continuare bisogna giocare di squadra e fare risultati. Sappiamo che è un anno importante e difficile per arrivare nelle prime quattro. Però ragazzi, cioè, se la terza giornata di campionato devo sentirmi dire che è un campionato difficile per arrivare nelle prime quattro da tifoso della Juventus, va bene tutto. Allora vale tutto, va bene tutto, allora vale tutto, perché sennò mi cascano le braccia. Perché questo deve essere un campionato difficile per arrivare nelle prime quattro? Cioè, difficile. L'anno scorso è stato un campionato difficile, ma non sportivamente, perché è stato un campionato difficile. Vivere l'anno scorso è stato difficile. Quest'anno perché deve essere difficile? Perché Pogba ha fatto sta roba? Cioè, avevano davvero nella testa che Pogba fosse il centro nevralgico del progetto? Allora quello è ancora più grave rispetto a quello che è successo di Pogba. Perché se la Juventus o Allegri fanno delle valutazioni su Pogba come perno centrale del progetto Juventus 23-24, allora significa che siete dei sognatori o siete semplicemente delle persone che non hanno ben capito qual era la situazione ben prima di tutto questo. Perché io parlo con qualsiasi tifoso sul globo terracolo della Juventus e mi dice: su Pogba non si può fare riferimento. Se quindi questa è una stagione difficile perché Pogba ha fatto sta roba qui, allora significa che ci si faceva seriamente affidamento. Allora mi viene da interrogarmi, da pormi dei quesiti, ecco, diciamo così. È sempre difficile, tutto difficile. È ovvio che è difficile, si sta parlando di Serie A, cioè si sta parlando del più alto livello del campionato italiano per il gioco del calcio. Cioè non può essere facile, è ovvio che non può essere facile, però non è facile per nessuno. Allora non è difficile per nessuno, cioè difficile arrivare anche nelle prime quattro. Va bene, va bene. Ok.
Tutto questo lo diranno i risultati. Pogba e Bonucci, come Di Maria, Paredes e Cuadrado, sono giocatori esperti. Abbiamo un gruppo che può migliorare e crescere. È un test importante per vedere se miglioreremo la prestazione di Empoli. La Lazio è una squadra organizzata con giocatori di qualità e veloci. Partita complicata e difficile, poiché è uno scontro diretto. Questa è una risposta che mi piace. Noi abbiamo i nostri giocatori, abbiamo il nostro gruppo. Quelli che sono andati via non ci interessa, abbiamo i nostri, abbiamo delle caratteristiche che possono evolversi, possono svilupparsi, bisogna lavorarci. No, perché sembra, a me sembra che il concetto del lavoro, ah mamma mia, ci viene l'orticare se parliamo di lavorare sulle cose che abbiamo. È il video che vi facevo ieri, oh, ma ricominciare a lavorare su quello che c'è, senza sognare quello che non c'è. Ce n'è? Sì, ce n'è, bene, lavorare su quello. Sembra che venga l'orticaria, sentire la parola lavorare o dover lavorare, ma seriamente, per bene, come diceva Giuntoli, meglio di quegli altri, tanto quanto gli altri, pure meglio, non tanto e basta, anche bene, cioè non la quantità, anche la qualità. Se no, ragazzi, qua continuiamo ogni anno a dire che va bene sempre di meno. L'anno prossimo cosa diremo? Che l'importante è qualificarci in Europa League, l'importante è partecipare a una Coppa Europea, quindi va bene anche la Conference, l'importante è arrivare sopra la lotta retrocessione, l'importante è salvarsi. Cioè, cosa facciamo? Un'escalation anno dopo anno? No, ma se alla Juventus, signori, se alla Juventus, io non dico che dobbiamo stare qui a vincere, non vi dico pretendo di vincere, non vi dico pretendo che mi si parli di vincere, però sempre sta solfa, sempre sta solfa, sempre sta solfa, madonna. E poi mi dicono, sei poco positivo, ma come faccio a essere positivo? Come faccio a aver fiducia? Ma dove la trovo? Negli ovini Kinder. Leonardo non ha creato una guerra interna, è stata presa una decisione normale nel corso della vita. Per lui si è aperta una porta importante per la Champions, la squadra, nonostante l'età media, è responsabile e ha voglia di fare, di dimostrare, come tutte le squadre che ho allenato, e che quando scende in campo dà tutto. Questa è una risposta costruttiva, questa è una risposta intelligente, questa è una risposta che va bene all'ambiente. Non queste sono le risposte che vanno bene, non le altre, queste sì. Ecco, qua, vi dicevo prima, gli fanno una domanda e risponde quello che gli pare, perché gli hanno chiesto, vabbè, abbiamo visto che col Bologna la Juve non ha fatto una buona prestazione in casa. Che Juve ci possiamo aspettare domani con la Lazio? Cioè, la domanda è: che Juve ci possiamo aspettare domani con la Lazio? Domanda: che Juve ci possiamo aspettare domani con la Lazio? Risposta: la Lazio è una squadra tecnica con Luis Alberto, Immobile, Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson, Cataldi. Cioè, è come se io vi chiedo: quanto costa un chilo di patate? E voi mi rispondete: io pago 10 euro al mese per ricaricare il cellulare. Cioè, non c'entra niente. È vero che ci sono i soldi di mezzo nella risposta, però se ti fanno una domanda sulla Juve non puoi rispondere sulla Lazio. Puoi elencarmi i giocatori che giocano davanti nella Lazio, al centrocampo nella Lazio, ma grazie, sembra il farlasta del fantacalcio. Queste sono le cose che... questo è Allegri, per questo che i suoi amici lo chiamano Pinocchio. Cioè, lui fa quello che vuole, risponde quello che vuole, però c'è una conferenza stampa, c'è un dei giornalisti che fanno delle domande sulla Juve, tu rispondi con i giocatori più tecnici della Lazio. Ma cosa vuol dire? E nella sua testa ha senso, perché? Perché lui ragiona che a seconda di quella che è la squadra, allora la mia squadra sarà un'altra roba. Sì, però ragazzi, che concezione di calcio è? Veloci, gioca nello stretto, l'abbiamo visto anche a Napoli, dobbiamo stare attenti perché in contropiede sono abili. Gli scontri diretti sono equilibrati con il dettaglio che fa la differenza, dovremo portare l'episodio a nostra parte. Sì, noi siamo ancora qua, nel 2023, a ragionare sull'episodio che ha portato alla nostra parte, sul fatto che a seconda dei giocatori che ci sono di là noi schieriamo una formazione differente. Io non credo che la Lazio ragioni dicendo sì, però la Juve se gioca McKennie allora io faccio giocare questo, se gioca invece UEA faccio giocare questo. Semplicemente ci saranno dei compiti differenti ai calciatori, ci si sistemerà anche in corso d'opera. Noi giochiamo per annullare quegli altri, sempre giochiamo per annullare quegli altri, poi le nostre caratteristiche vengano fuori dopo. Dobbiamo portare l'episodio alla nostra parte. Siamo ancora qua sull'episodio, ragazzi, siamo ancora qua con i ragionamenti episodici. E quando mi si dice no, però io vedo le differenze rispetto all'anno scorso, io l'ho viste per 35 minuti a Udine, cioè in tutte queste tre partite 35 minuti a Udine le differenze rispetto alla scorsa stagione, poi non le ho più viste. Un po' di più buona volontà nel voler provare a prendere gli altri, sì, però finisce lì. Cioè, queste sono cose importanti. Cioè, se l'allenatore mi dice che bisogna portarsi l'episodio dalla nostra parte, significa che non si sta lavorando per andare ad una nuova concezione, una nuova mentalità, che è quello che serve in questo momento alla squadra. Però va bene, però va bene, perché tanto diversamente, anche se non va bene, è uguale, va bene.
Dopo Vlahovic chi c'è come rigorista? Milik, vabbè, ne abbiamo che tirano bene i rigori, anche Ken che è un buon rigorista, non ho mai visto Ken battere un rigore, credo. Danilo e anche McKennie a modo suo. Ecco, anche qua l'elenco dei rigoristi. E poi McKennie se domani giocherà farà la centesima partita. Ma perché? Ma questo è proprio un modo di fare tutto suo. E vabbè ragazzi, che cosa vi devo dire? Io vi ho commentato la conferenza stampa, vi ho detto la mia, io ogni tanto mi altero. Perché questa roba dei quarti posti mi fa proprio arrabbiare. Perché poi la gente mi dice, ma sei tu che non capisci l'italiano? Santo Dio, è l'obiettivo principale, questo è l'obiettivo finale, noi dobbiamo far questo. È ovvio che nei primi quattro ci sia anche il primo, ma c'è anche il secondo, il terzo e soprattutto il quarto. Soprattutto il quarto, ve lo sottolineo ancora una volta, soprattutto. Perché io sono veramente convinto che invece nella testa di Allegri ci sia... Sai che noi quest'anno facciamo fatica anche arrivare nei primi quattro e se arriviamo quarti abbiamo già fatto un miracolo e quindi siamo stati bravissimi? E questo è male.